ragazzi, scusate la voce, purtroppo in questi giorni è un po' così. Però ci tenevo moltissimo a fare questo video per festeggiare, perché siamo arrivati a 30.000 iscritti, quindi ci vuole un piccolo regalo per tutti. Ci vuole il video dei saluti, giusto? Me li state chiedendo da moltissimo tempo. E poi, come mi ha chiesto Giampio sotto Halloween, ciao Davide, ci dai delle idee per decorare, per fare delle decorazioni e magari ci fai vedere anche le decorazioni che hai fatto a casa tua? Purtroppo per Halloween non ci sono riuscito, però per Natale ho fatto questo spezzone di video che adesso andiamo a vedere assieme, per vedere un po' alcune idee di decorazioni anche col Da Vinci che mi avete strachiesto e per vedere che decorazioni abbiamo in casa nostra. Per cui faccio partire qui il video, voi mi vedete piccolo sullo schermo e andiamo a vedere proprio che tipo di decorazioni abbiamo fatto. Partiamo dal nostro albero di Natale. Quest'anno insieme a Nicolò abbiamo costruito un piccolo parco natalizio tutto a Lego duplo. Abbiamo un po' coronato il nostro sogno di riuscire con dei pezzi aggiuntivi a fare una ferrovia che corresse tutto attorno al nostro albero di Natale. Qui vedete quindi il treno che parte, eccolo qua, e va dietro l'albero e poi rispunta dall'altra parte. Ah, e ovviamente abbiamo lasciato dello spazio per i regali. Come vedete noi rialziamo l'albero perché sia per una questione estetica sia perché, ragazzi, bisogna avere dello spazio sotto l'albero, così il Babbo Natale ci può mettere un sacco di regali. E poi vi faccio vedere alcune delle nostre decorazioni. Quest'anno sono passato al Disney Store, mi sono fatto tentare ed ecco Mini Topolino, Mini Pippo, secondo me è il più carino, Mini Mini, e abbiamo anche Mini Pluto che avete visto all'inizio. Poi Sambiarelli sono le nostre decorazioni di Natale preferite, queste tutte fatte da Nicolò che ha spellicolato, ha messo la sabbia e ha spiccicato tutto. E queste sono alcune decorazioni di Sambiarelli che abbiamo appese in giro per tutta la nostra casa. E poi un grazie anche a Imaginarium che mi ha regalato queste piccole decorazioni di feltro molto carine che abbiamo appeso subitissimo all'albero. Ed ecco qui è in azione sul nostro albero di Natale, in questo caso la paperella ma anche la scimmietta. E poi, come vi dicevo, decorazioni. Allora, le facciamo con lo styler deluxe di Da Vinci, ovvero uno styler supersonico, perché all'interno ha anche 4 stampini con diverse forme. Vedremo il cuore, il fiore, la stella, che ci permettono di realizzare proprio dei piccoli stampini. E poi utilizzo anche una ricarica di colori per avere diversi colori per fare delle decorazioni natalizie. Qui vedete all'interno della confezione abbiamo un super styler e poi abbiamo anche le istruzioni per decorare con il Da Vinci. La mia idea di decorazione natalizia, allora, molto molto semplice, perché mancano pochissimi, mancano 5 giorni a Natale, ragazzi, per cui abbiamo pochissimo tempo e qui in poco tempo dobbiamo fare delle cose veloci ma di buon effetto. Per cui prendete 2 tappi, magari di quelli di vasi eccetera, li mettete sopra del cartoncino, segnate con la matita, li ritagliamo con le forbici e abbiamo le nostre stampe per realizzare delle palline di Natale in cartoncino. Se avete del cartoncino che è molto rigido colorato, potete utilizzare anche quello. Poi con quello che io chiamo il fabuki, cioè quello per fare i buchi nella carta eccetera, sì, credo si chiami così, andate ben bene fino al fondo e fate i buchi dove poi andrete a inserire il nastrino con cui appendere le palline all'albero. Poi il Da Vinci, la ricarica, avete visto? Questi sono gli stampini contenuti nella confezione Styler Deluxe. E all'interno, grazie a questi stampini, io posso andare a appiccicare, qui sì, in maniera verticale, il mio styler e ottenere, vedete, degli stampi veramente molto molto ben realizzati come questi fiorellini. Poi cambio colore, e come in questo caso, scusate la voce ragazzi, cambio colore e ottengo... e ottengo, vedete, ecco, i fiorellini verdi come in questo caso. Poi senza stampino ci faccio i puntini, i pistilli sopra i fiori ed ecco qua, poi qualche colpetto di dito per aggiustare e ottengo un ottimo effetto con questi stampini Da Vinci che vedremo anche adesso in altre forme, per cui andrò a realizzare altre palline per il mio albero di Natale. Dopodiché lasciamo asciugare il Da Vinci per circa una giornata, non è che diventa durissimo, però indurisce abbastanza quanto basta per non cadere se viene sfiorato, per restare ovviamente in verticale, ben preso, appiccicato al cartoncino. Nuova decorazione, in questo caso andiamo ad applicare i cuoricini. Mi raccomando, quando andate a fare delle linee col Da Vinci, in questo caso vedete che non tengo più lo styler in posizione verticale, ma circa a 60 gradi rispetto alla superficie, quindi è relativamente obliquo, altrimenti la pasta non si applica perfettamente sulla superficie, e questo in effetti è l'unico modo. E questo, vedete, è il risultato finale. Pallina numero 1, rosa e blu. E poi facciamo un altro disegno. Faccio una serpentina, vedete, lunga, 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 tutto attorno con santa pazienza, tutto attorno alla pallina, serpentino, 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 e vado a chiudere tutta la pallina, eccoci qua, fino alla sommità. Ecco qua, dopo aver fatto questo, prendo un nuovo stampino, qua ho utilizzato ad esempio la pasta rossa, e vado a fare degli stampi di stelline, tutto attorno alla mia pallina, e poi, se devo fare delle aggiustatine, o avete qualche piccolo attrezzo, tipo quelli per lavorare la creta, oppure anche con la matita, avete visto, ho aggiustato la stellina. Poi ho fatto un bel cerchio al centro
ed ecco la mia pallina è realizzata. E poi avete visto anche il villaggio Lego Duplo, volevo mostrarvi come realizzare queste semplici costruzioni con il Lego Duplo, quindi prendendo i pezzi che hanno per esempio i vostri fratellini in casa, oppure i vostri Lego Duplo che magari in qualche scatolone di giochi avete ancora a disposizione. Bastano pochi pezzi, come in questo caso, per realizzare la renna, che secondo me è la più simpatica di tutte. E vedete, bastano qualche pezzo di 4, pezzo da 2, eccetera. Le uniche un po' particolari sono le corna, questi pezzi bianchi, che mi permettono di realizzare una piccola renna di Babbo Natale come questa. Io ci ho aggiunto anche la codina. Andiamo a vedere come fare anche l'albero di Natale. Eccolo qua. Quindi base bianca, due pezzi bianchi, poi alterno dei pezzi verdi, tutti in lunghezza da 4, li alterno in direzioni diverse e alla fine ci metto sopra quella che può essere la mia stella, quindi il pezzo giallo. E poi il pezzo forte di tutta la collezione, ovvero Babbo Natale. In questo caso ci servono un po' più di pezzi e con questi andiamo a realizzare quei pezzi marrone e il sacco di regali di Babbo Natale. Siete stati buoni ragazzi, vero? Vi porterà un sacco di regali, spero di sì. E poi abbiamo la cintura natalizia di Babbo Natale. E poi dopo di questo andiamo a costruire a strati tutti i vari pezzi di Babbo Natale. Così come li ho fatti io con Lego Duplo, ovviamente voi li potete fare anche con Lego più piccoli, per cui anzi con Lego più piccoli potete fare volendo anche delle figure molto molto più precise. Andiamo a realizzare il volto di Babbo Natale e se qualche pezzo non è bianco da tutte e due le parti, come in questo caso l'ho girato dalla parte giusta e mi sono arrangiato. Vado a metterci sopra la mia faccia e poi il cappello. Anche qua non avevo un pezzo quadrato perfetto, quindi gli ho fatto un cappello con tesa all'indietro. Babbo Natale, sei sportivo, mi piace così. E infine finiamo col regalo. Il regalo è il più semplice da fare di tutti. Come vedete semplicemente vado a sovrapporre dei mattoncini di colore diverso. È il mio regalo natalizio per un pensierino che si mette sotto l'albero Lego Duplo. È fatto! E prima dei saluti ragazzi ringrazio Aurora che mi ha inviato questo bellissimo zac disegno del logo GPR. Giochi per bambini ragazzi, bellissimamente disegnato e colorato. E ci ha fatto venire in mente alla mia grafica Elisa che ha realizzato questo bellissimo logo, questo pensierino per tutti voi per Natale. Proprio un pensiero ragazzi, d'altronde è il pensiero che conta. Quindi qua sotto nelle informazioni, nell'info box di questo video, trovate il link per scaricare il PDF stampabile di GBR con il logo da colorare e la scritta da completare. Il mio gioco preferito è. In questo modo potete scrivermi qual è il gioco magari preferito che avete richiesto questo Natale a Babbo Natale. Poi potete fare una foto e inviare gratuitamente con l'applicazione gratis ovviamente di giochi per bambini e ragazzi questa foto che poi verrà messa nella fan wall, cioè ovvero nelle foto di tutti i disegni che mi state inviando, che sono tantissimi. Grazie mille ragazzi. Ancora una cosina ma molto importante prima dei saluti, ringrazio infatti Fatima che mi ha mandato una poesia, cioè non ci potevo credere ragazzi. Mi ha detto: Davide, mi ha scritto tramite l'applicazione giochi per bambini e ragazzi, mi ha detto: Davide, posso inviarti una poesia sui tuoi video? E le ho detto: sì, mandamela pure, caspita, una poesia sul mio canale YouTube. E mi ha inviato questa fantastica poesia che vi leggo, molto carina. Giocare è divertente, ma dopo un po' diventa deprimente, ma guardare i tuoi video torna tutto più magico e divertente. Spieghi, parli e giochi nei tuoi video, ma lo fai con tanta gioia. E io che posso fare? Ti seguo in continuazione. È con tanta gioia, ti dico sei mitico e te lo dico con tutto il cuore. Grazie mille Fatima, è veramente bellissima. C'è una poesia, sono molto molto contento. Grazie mille. Prima dei saluti ancora un'ultimissima cosa, ovvero come saranno fatti i prossimi saluti. Sì ragazzi, perché questa volta siete, ho un listone incredibile, 223, che sono tutti i saluti che ho raccolto da YouTube, Facebook, Instagram, eccetera. Sono veramente tanti e devo dirvi faccio un po' fatica a raccoglierli tutti. Non pensavo veramente che saremmo arrivati a così tanti iscritti, eccetera, eccetera. Come fare? Allora, ho pensato per i prossimi saluti di dedicarli alle persone, perché sono tante, in effetti hanno fatto un impegno in più, eccetera, quello di mandarmi magari un disegno, una poesia come Fatima, eccetera. Per cui i prossimi saluti saranno dedicati alle persone che mi mandano i disegni tramite l'applicazione Giochi per bambini ragazzi, un video, eccetera, un contenuto, e saranno a disposizione nel prossimo video dei saluti che, come sempre, ragazzi, arriverà a sorpresa. E ora iniziamo con i saluti. Quindi un grande saluto e gli auguri di Buon Natale a lui, a lei, a tutta la sua famiglia, a Sara, ad Adem, a Laura, ad Ali, a Luigi, a Luisa, ad Anna, ad Avin88, a Ghostplayers, a Roris, a Giorgia, ad Emilia, a Pietro, a Elisa Nicoli, ad Ale, a Lollo Gamer, a Teresa, a Sara, a Giulia, a Gabriella, a Melissa, a Valentino. Poi tanti auguri e tanti saluti anche a Chiara, Pia, Marta, Pappa Molla, Ciccio, Caccia, Pipi, così scritto, Dolce Cucciolotta, Tommy, Mauri TV, Adrian, Alberto, Filomena, Antonio, Luca, Red Jumpy, Mega, Roberta, Azzurra, Anthony, Alessandro, Marcello, Giacomo, auguri alle passioni di Noemi, ciao Veronica, Andrea, Nancy, Lorenzo, Davide, Melli, Michelle, Gecko Mega 02, Elia, Emanuec, Silvia, Stefano, Antonella, Emanuel, Drew, Ale, Giulia, Ludovica, Pasquale, Alessio, Nicolò, Virginia, Celine, Ambra, Alessia, Luca, Asma,
Kratin Pro 64, Carmine, Magic, Salvo, Axel, Matteo, Giorgio, Luca, Corrado, Nicola, Simona, Giorgio, Daniele, Ciro, siete tantissimi, Davide, 24, Letti, Tube, 24, Giulia, Antonio, Simone Cuffrò, Kevin, Alessandra, Gianluca, Edoardo, Nicole da Foggi, Alessandra, Giorgio, Giovanni, Frank, Giuseppe, Astrid, Martina, Maria Francesca, Master Magic, Alessia, Besima, Antonio, Golden Marty, Raiden e Puppu, Riccardo 1512, Sara, Francesco Ferraro da Lecce, quando mi date nome, cognome e posto io lo dico, ma mi serve il vostro permesso per la privacy, Shaman, Freddy, Alessio, Luca 27, Gameplay GTA, Ita, Jolly OK 3RTV, Federica, Kim Way Videogamer, Luca Cobianchi, Giovanni, Maria, Anna, Kerry, Gian Vincenzo, Federico, Giulia Sword, Sabrina, Le Dolci Delizie di Danny, Daniela, Romana, Cristian, Alex, Antonio, Oppi Brown, Lorenzo, Gabriele, Mattia Benedetto, Walter, Cristina e Marco, Romeo Piccardi, Jessica, Vittoria, Gabriele, Francesco, Topesia da, Francesco, Domenico, Fabania, Greta da Ottawa che abita oggi e si è trasferita a Napoli, ciao Greta, Vartrez, Nina da Bergamo, Mattia, Giulia, Vittorio, Matti 3, Roberta, Lucrezia, Arianna Style, Samuel, Salvatore, San Andrea, Grazie 1, Filippo, Serena Carta, The Gamers 91, Power Lori 79, Daniel, Claudia, Alice TV, Raffi Baffo 2CL, Moon in Pegas, Siri TV, Donato, Erika, Super Cree, Giorgia, Manufra, Cinzia, Giorgia Marti, Gianni di Bologna, Arianna, Benedetta, Giada, Fabrizio, Jeremy, Paolo, Sara, mi chiamo Francesco, Lorenz X Channel, Claudia, auguri e saluti anche a Xevil02, a Denise, a IVH3Z Official, Nora, James, Valentina, Domenico, Golden Channel, Marco, Valerio, Salvatore M, Lion Pro Gaming, Michelle, Henry, Creazioni Fantastiche, Antonio D'Avellino, Gian Vincenzo, Tommaso, Carmelo, Catalina, Surreal Pokémon, Aurora, Daniele, Nick, Dean, Show, Martina, Lori, Michele, Flassil88, Mattia De New, Andrea da Vicenza, Simone Danna, Yuki, Maser HD, Vale, Betta 2004, Alberto, Stefani 36, Ivan Beatrice e corro un attimo da Matilde perché si è svegliata e torno tra poco per i saluti finali di Natale. Auguri bimbi! Auguri bimbi, buon Natale, vero? Che Babbo Natale porti anche voi un sacco di regali. Esatto, però dovete essere stati bravi. Bravi, esatto. E così, coccolata Matilde, eccomi tornato con Nicolò che è appena tornato dall'asilo e ci ha portato questo bellissimo regalo. Vasetto lavoretto, vero? Sì. È bellissimo, amore, un vasetto. Era un vasetto di yogurt questo, si è trasformato in un bellissimo vasetto portacandela, vero? Sì. Bellissimo, grazie amore, proprio bello. Allora noi con questo vasetto bellissimo di Natale che ci è appena arrivato, grazie Niki, ci salutiamo e noi ciao, ciao bimbi, vi salutiamo con la scritta GBR, ciao, ciao.